Il Segreto News. L'autobiografia di Donna Francisca Montenegro. Il Segreto, la mia vera storia, è il romanzo autobiografico di Donna Francisca che racconta la vita della nobildonna dall'infanzia alla penultima stagione della soap che attualmente è giunta alla sua 12ª serie, pronta per il gran finale. Dall'adorato e stimato papà Enrique alla travagliata love story con Raimundo Ulloa. Dalle violenze subite dal marito, Salvador Castro, alle grandi delusioni. Ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla amata quanto odiata matrona di Puente Viejo. Ed a raccontarsi è proprio lei, attraverso la voce della sua interprete Maria Buzzas. Scopriamone di più. Il Segreto News, la vera storia di Donna Francisca, dal suo rapporto con il padre al matrimonio con il terribile e temuto Salvador Castro. Come ben sapete, Il Segreto è agli sgoccioli. La serie non verrà più trasmessa e, nell'ultima puntata prevista in Italia su Canale 5 per il mese di gennaio 2021, salvo cambiamenti, scopriremo anche il cosiddetto segreto de Il Segreto. Nel mese di settembre 2020, come certamente i fans più informati già sanno, è uscito il romanzo autobiografico della matrona di Puente Viejo intitolato Il Segreto. La mia vera storia, in cui è lei stessa a raccontarsi. Francisca ha parlato della sua infanzia e della sua giovinezza, nonché del suo più grande amore, Raimundo Ulloa. La vita del nostro amato, quanto odiato personaggio, è stata a dir poco turbolenta. Il modello di Francisca era suo padre, Enrique Montenegro, un uomo freddo e incorruttibile. Era sempre in sella al suo cavallo, dall'alba al tramonto, per controllare ogni singolo angolo delle sue proprietà. Un giorno, seguendo il racconto di Francisca, l'uomo trovò la figlia intenta a seguirlo nei pressi della stalla. Aveva solo 14 anni, era giovanissima, ma alla morte del fratello maggiore, Miguel, a causa di un incidente, chiese al genitore di prendere in mano le redini della sua famiglia. L'uomo accettò senza riserve. E da quel giorno in poi, Francisca non smise di cavalcare al fianco del papà. La Montenegro ha parlato anche di amore. Ed in particolare di Raimundo Ulloa, che ama incondizionatamente fin dalla tenerissima età. I due hanno avuto anche un figlio, Tristan, ucciso dalla folle Jacinta Ramos nel giorno del suo matrimonio con Candela. Per molto tempo il buon capitano credette essere figlio di Salvador Castro, l'uomo sposato dalla donna come sgarbo a Raimundo. Salvador era un uomo molto violento e la Montenegro, per salvare il figlio dai maltrattamenti, toccati purtroppo invece alla dolce Soledad, lo sollecitò ad intraprendere la carriera militare, forte del fatto che nessuna guerra sarà mai tanto pericolosa quanto quell'uomo. Francisca era molto legata al suo primogenito e, come ben sappiamo, l'interesse sentimentale di lui per la dolcissima e coraggiosa levatrice Pepa Balmes ruppe in mille pezzi il loro legame. Donna Francisca, inoltre, da piccola era chiamata dalla sua tata Leonor la selvaggia. E ciò perché amava tutto ciò che proveniva dalla terra in maniera forte ed incontrollabile. La madre di Francisca, Donna Esperanza, invece, veniva chiamata la intrepida. Il Segreto News, delusioni, macchinazioni, un amore travagliato e potere. Francisca, nella sua autobiografia, ha scritto di essere stata la nemica numero uno di tutti. Ma non ha mai odiato nessuno quanto Salvador Castro, suo primo marito. Violento, perverso e crudele. Ma, stando alle sue parole, bello come un dio, attraverso i suoi innumerevoli cattivi parenti, tra i quali Eulalia Castro l'ha perseguitata anche dopo la morte. L'unico a dimostrarle un po' d'affetto è stato il cugino, Leon Castro, peraltro di aspetto identico al marito defunto. La Montenegro ha parlato anche dei suoi più gravi errori.
Ad esempio, non si perdonerà mai il fatto di aver aperto il fuoco contro il nipote Bosco proprio mentre stava cercando di salvarlo dalle grinfie della folle donna che aveva rapito il figlioletto di lui ed Ines. Beltran. Innumerevoli, inoltre, sono state le delusioni che ha dovuto metabolizzare. Tra esse, quella derivante dall'inganno dello psichiatra Fulgencio. Era un cugino che stimava molto e che è arrivato a tramare pericolosamente contro di lei ed a rinchiuderla con Raimundo in un lugubre manicomio da lui gestito. Sempre proseguendo nell'autobiografia, si apprende che Francisca aveva un fratello, Miguel, e una sorella, Eduvigis, entrambi più grandi di lei. Miguel era un po' il suo mito. Eduvigis, invece, è stata la sua prima croce in quanto ha nascosto per anni le lettere che lei spediva a Raimundo, arrivando anche a bloccare totalmente la fitta corrispondenza di quest'ultimo. Un ultimo cenno merita la Casona. La residenza storica della famiglia Montenegro che, a seguito della distruzione di Puente Viejo operata da Fernando Mesia, è diventata poi di proprietà dei Solo Zabal. Di essa, la Montenegro ama soltanto un pezzo di mobilio ed ovvero la scrivania in noce che apparteneva al suo trisnonno. Seduta sulla sua poltrona di cuoio, è lì che abbiamo visto più volte la donna progettare con accuratezza e spesso con l'aiuto del fidato Mauricio Godoy i suoi terribili piani. La scrivania, in altre parole, incarna il suo potere indiscusso. E ci chiediamo: qual è il segreto de il segreto? Quello che dà il titolo alla soap e alla intera storia di Donna Francisca? Lo scopriremo nel gran finale. Puntata, a dir poco, attesissima. È lecito ricordare che le segrete della Casona però celano una rete molto fitta di cunicoli e di stanze. In tali catacombe anche Francisca vi si è rifugiata più volte nei momenti di fragilità o di estremo pericolo. In quanto, per una donna come lei, sicurezza e felicità si nascondono alla perfezione sotto a tutto ciò che appare in superficie. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.